il terzo settore dà già in materia di esecuzione di pena detentiva. Il tentativo sarebbe quello di coinvolgere e quindi di, come dire, di consentirgli di dare il suo contributo, di consentire al volontario di dare il suo contributo anche per quanto riguarda l'esecuzione esterna, insomma, metterlo nelle condizioni di poter dare il suo contributo anche nell'esecuzione esterna. I numeri sono impietosi di questo sovraffollamento, ci sono anche delle scadenze da rispettare? Dunque, i numeri sono molto più che impietosi, nel senso che probabilmente bisogna fare molto di più di quanto non si sia ipotizzato col decreto legge che è attualmente all'esame del Parlamento e che peraltro sembra uscirne in termini non propriamente soddisfacenti rispetto alla soluzione del problema. I detenuti in Italia, si sa, sono circa, almeno i dati ufficiali parlano di circa 67.000, quindi siamo all'incirca sui 20.000 oltre la capienza ordinaria. È una violazione palese della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che non è solo una violazione dei diritti dell'uomo, ci costa anche in termini economici non poco, perché ogni sentenza di condanna della Corte evidentemente si accompagnerà a un ristoro che lo Stato italiano dovrà pagare. Perché la legge che il Parlamento sta elaborando non la soddisfa? Quali sono le lacune? Ma guardi, la legge incide su due, diciamo così, direttive fondamentali. La prima riguarda gli ingressi, per così dire, la seconda riguarda quelli che già si trovano dentro. Io ritengo, perlomeno dal mio angolo visuale, che l'aspetto più significativo della legge fosse proprio quella che riguardava gli ingressi. E proprio su questo punto quello che esce dal Parlamento si rimangia un po' quella che era l'architettura originaria del decreto legge. In particolare, per farle proprio il caso concreto, la impossibilità di sospendere l'ordine di esecuzione nei confronti delle recidive.